Sei una recluta e non vuoi perderti neanche un video di Rocket? Beh, facilissimo, premi la campanella per abilitare tutte le notifiche e seguimi sui social che troverai in descrizione, la pagina Facebook, il canale di Telegram e la nuova pagina di Instagram. Buona visione! Saluti ragazzi, qui è Rocket e benvenuti ragazzi in cima al Monte Narchila, dove oggi affronteremo la Lega Pokémon della Luna Extreme Randomizer Nuzlocke sul mio canale. Allora ragazzi, è pronto, è tutto pronto, c'è anche un cielo molto arancione del tramonto. Ho allenato i Pokémon fino al 55/56, ovvero Gladion, che praticamente era già arrivato. Ho dato un po' di cristalli Z sparsi per il team. Di mosse qualcuna insomma ne è spuntata di nuova, per esempio Dragartigli per Felix, Psichico per Gladion, abbiamo qualcos'altro, Acrobazia per Chica e mi pare basta ragazzi, appunto. La squadra è bella che pronta, con cristalli Z, mosse, pozioni, tutto. Cucui a petto nudo con meno 50 gradi, cioè veramente ragazzi temerario come non mai il nostro Cucui. Eccolo qua, il tramonto, ragazzi entriamo col tramonto, col cielo arancione, quindi insomma ci porterà molta fortuna questo. Congratulazioni, hai completato il giro delle isole. Sì, l'ho completato, effettivamente l'ho finito. Ok, ora sì che inizia il bello. È il luogo dove, insomma, in origine si affrontava la fine del giro delle isole. Esatto, ora però c'è la Lega, mi dicono, con quella porta molto, molto arcobaleno, molto rainbow. Ah, mi ricordo quando affrontai la Lega Pokémon dell'Alto Piano Blu. Ero pieno di entusiasmo. Che mi palestra di canto mi ero concerto per le feste. E poi quel Domadraghi col mantello, vero? Eh beh, certe cose ragazzi non si dimenticano mai nella vita. Ce le porteremo indietro per sempre. Ok, ok, dovremmo aver fatto a regola. Quindi c'è già la porta aperta. Ci hanno già spalancato il portone ragazzi. Wow, questo simbolo del sole con l'arcobaleno. Quindi ragazzi, riferimenti confirmed a un certo team. Bene, c'è pure Cucui che ci fa il tutorial. Cucui, non mi serve questo tutorial. Eccolo, fantastico. Quindi, forza Rocket, ok. E ce la possiamo fare. Ragazzi, siamo dentro. Io come sempre inizio dalla sinistra, insomma da questo super 4 a sinistra che è Ala. Ovviamente sarà randomizzato malissimo. E anche lui ha il colore del cielo del tramonto, ragazzi, come abbiamo visto poco fa. E mamma mia, incredibile Ala. Bene, non so ancora quanti super 4 faremo in questa parte. Dipende dalla difficoltà, ragazzi, che insomma ci beccheremo con questi allenatori. Non lo so, vedremo. Perché io pensavo di farli tutti e 4, però dipende dalle prime lotte, magari dalle prime 2. Vediamo un po', ragazzi, come siamo messi e poi decidiamo sul momento il da farsi. Bene, direi che non dobbiamo perdere più tempo. Non aspettiamo oltre Ala e diamo inizio alla lotta. Bene. Ovviamente non c'è la musica del super 4, dato che è random, quindi chi sarà mai quel super 4? Una vecchietta. Esperta di Jolteon, Ala. Bene, Ala. Fatti sotto. Come on. Primplup. Ok, ok. Primplup è una mossa interessante. Subito uno starter intermedio di tipo acqua. Io ho davanti Bynet. Ok, quindi Shell. Che ha pugno spine, se non ricordo male. Quindi proviamoci con pugno spine. Vai. Non so quanto li faremo. Poco. Metà vita. Tentenna. Questo è quello di cui parlavo. Complimenti, Shell. Hai proprio lo spirito giusto quest'oggi. Bene. Dai un altro, un PS, tentenna ancora. Quanta fortuna Rocket. Adesso usa la ricarica totale, sprecatissima. Però ragazzi, due tentennamenti. Cioè io non ho proprio parole. Vai, facciamo anche un terzo dopo magari. Ok, se potessi fare un bel crit sarebbe veramente il top. Almeno possiamo evitare di fare un altro pugno spine magari. Niente, gli ha fatto un po' di meno. Ma martellata stab però. No ragazzi, aspetta, time out, da cosa? Mi ha shottato con una martellata. No ragazzi, cioè qua non... Boh. Cosa è appena capitato? Mi ha shottato con una martellata singola, senza boostarsi un Primplup. Non ci capisco più niente. E io... Vabbè, fai quello che vuoi. Vespiquin, pure Vespiquin. Vabbè, ho fatto la mossa giusta, allora ti ho parictato. Dai, però non è sufficiente. Mi spaventa un po', ragazzi, questa cosa. La prima mossa che mi ha fatto mi ha shottato un Pokémon. Ok, Vespiquin non è più un problema, evidentemente, però...
è quella cosa, che quella martellata che non capisco, ragazzi. Quella martellata su Shell che me l'ha shottato senza possibilità di appello proprio. Zero. Proprio non ho potuto fare niente, ma ragazzi, niente. Ok, Shellos. Ok, quella è l'altra versione di Shellos. Voglio provare a fare il braccio teso, così. Vediamo un po' com'è l'animazione. No, vabbè, ragazzi, qua c'è l'uomo mola che gira come un insieror. Onda boato. Che è abbastanza potente come mossa onda boato, ma non così tanto. Bene, devo switchare, anche se non ho praticamente niente. Vabbè, avevo pugno spine e ciaone. Ciaone a tutti. Vabbè, mandiamo Gledion. Vabbè ragazzi, esordio alla Lega abbastanza complicato direi. Mamma mia, un'accoglienza non di tutto rispetto, sinceramente. Eppure questo Shellos si sta impegnando, mi dicono. Vai, psichico, ha un attacco speciale ragazzi, quindi potrebbe fargli molto danno, anche se non è stabbato, ma lo manda giù. Almeno c'è Gledion, almeno quello ragazzi. Un Primplup devastante, stab di Marte, eccolo. Ora tocca a me, piccolo pinguino. Ora tocca a me. Vediamo un po' che adesso chi esplode. Vai, vai Gledion. Psichico. Fallo esplodere mentalmente. Ok, è andato, ragazzi. Guardalo come va giù piano la vita. Mannaggia lui. Il primo Pokémon, la prima mossa. Shottato malissimo. Oricorio. Ok, lasciamo Gledion. Intanto non serve cambiare in questo momento. Bene. Oh, è shiny? È shiny! Oricorio, quello psico. Cos'è? Psico volante questo qua. Bene, bene. Lanciafiamme. Anche tu farai una brutta fine. Cosa? Ha fatto la nostra carica di Solgaleo. Un Oricorio. Ragazzi, ha fatto la nostra carica. Cosa? Oh mio Dio, cosa ho appena visto? Ancora! Cosa ho appena visto? Va bene che è acciaio a strocarica, però dannazione. Guardalo! No, ragazzi, ma stiamo scherzando malissimo col fuoco in questa battaglia. Oh, che bellezza, che bellezza. Quanto godo, buttalo giù, buttalo giù. Mezzo PS, dannazione, mezzo PS, oh, mezzo, va bene. È il momento di usare una pozione max. Vediamo un po' tanto adesso se. Non penso che si ricarichi ancora, perché penso ne abbia una di ricarica totale, ragazzi, al Super 4. Quindi, ok, astrocarica. Morirai con il fuoco, con la scottatura. Niente, solamente astrocarica. Però mi è piaciuta questa cosa. Complimenti. Mi è molto piaciuta. Bene, ragazzi. E anche questo qua è andato. Ne mancano due. Uno o due, non ricordo più. Vabbè, Fortress, uno, ultimo, quindi ragazzi un lanciafiamme sarà più che sufficiente. Ok, il piccolo ma gigantesco Fortress non può esplodere in questa serie, ma farà una bruttissima fine. Però ha vigore? No, ovviamente non ha vigore, ragazzi, perché è randomizzato. Cosa sto dicendo? Bene, bene, abbiamo vinto, ma abbiamo già perso un Pokémon. Chica sarà il 56. Ala, Primplup. Ragazzi, che è successo? Ma seriamente, come è potuto capitare questa cosa? Bene, però il primo almeno è andato. Abbiamo perso un Pokémon senza possibilità di far niente. Anche perché mi ha fatto martellata così a freddo. Stab, one hit KO, devastante. Bene, il primo ragazzi è andato. Allora siamo a 8 minuti. Forse anche così, 8 minuti più o meno. Quindi vediamo un po' quanto me ci metteremo a fare questo Super 4. Massimo, poi vediamo un po' quando finire la parte. Allora, devo curarmi con qualcuno se non ricordo male. Se non Bynett, purtroppo che. È andato, vabbè, non ci posso fare niente, ragazzi. Non ci ho potuto far niente. Pazzesco, veramente pazzesco. Bene, inizia Talonite questa volta. Quindi Felix, che non è ancora debuttato. Andiamo contro Alixia. Bene, Alixia. Molto bene, direi. Speriamo che sia una buona Super 4. Di tipo roccia in origine. Tutto rosso, ragazzi. Tutto rosso. Con questo rosso molto, molto strano. Rosso granata quasi. Rosso molto acceso. Bene. Ecco, si apre queste mura. Ok, sono pronto, Alixia. Non ti temo. Nessuno ti teme. Sembra molto attirata dalla nostra presenza. Ma vediamo un po' se sarai così convinta dopo che ti devasto. Allora, lottiamo? Sono d'accordo. Ragazzi, secondo Super 4. Vediamo un po' chi sarà. Non è Alixia, ma. Sì, Alixia, fissami pure. Fondazione alla Lega? Pure la Lega, la Fondazione Ether, va bene. Vabbè, una musica un po' diversa, almeno ci sta, ragazzi. Come accogliere. I dipendenti, che quanto mi mancavano. Alixia, Fondazione Ether. Quindi si è rivelata malvagia, Alixia. Cicorita. Bene, partiamo di nuovo con uno starter.
Non mi piace questa cosa. Non mi piace. Prima con Primpla, presto con Chikorita. Allora, io avrei Segnoraggio, ma ragazzi ha un pessimo attacco speciale, ovviamente, Tyranitar. Quindi andiamo di Dagartigli, per non fare Drondata. Non gli faccio tantissimo, purtroppo. Concentrazione. Quindi, oddio, cos'è concentrazione? Acceleratore, come abilità, quindi. Bene, non sarà più veloce, o sì? Sì. Concentrazione, cioè, sei solo a concentrarti? Fai qualcosa, agisci! Mio Dio, ok, ricarica totale, confirmed. Bene, bene, bene. Quindi adesso io, ragazzi, potrei fare un cambio tattico e mandare... Potrei mandare qualcun altro, tipo Karura, e buttare giù questo Chikorita con eruzione. Andato lui adesso... No! Switcha pure lui! Cleffa. Va bene. Non è shiny questo Cleffa? No. È un modestissimo Cleffa, semplicemente, ragazzi. Però perché switchano tutti i Pokémon? Cambiano, buttano, shottano con martellata? Non capisco, vai. Comunque sia, eruzione. Non dovrebbe lasciare scampo a questo piccolo Cleffa Pokémon Baby. Quindi dai, è un Cleffa, voglio dire. Beh, ragazzi, cioè... vabbè, devasto confirmed. Bene, il primo ce lo siamo levati, un piccolo Cleffa. Jinx, bene. Un Pokémon che è molto inquietante. Penso sarà shiny, mamma mia, non voglio pensarci. Al palloncino, intanto. Ok, no, schermo luce, no, per favore. Tanto forse non ho fatto una bella mossa a fare eruzione, però vediamo. Cioè, dovrebbe essere comunque sia molto, molto efficace. Vabbè, dai, ci sta. Il palloncino è scoppiato. Cosa? Furore? Oddio, cosa aumenta? L'attacco speciale. Non una bella cosa. Allora, proviamo a fare urlo rabbia. Proviamoci. Vabbè, giusto, ricaricato tra. Ci avevo pensato che la faceva adesso. È furbone. Piccolo dipendente Eder. Evita l'attacco. Evita l'attacco. Riproviamoci però, non voglio mollare. Raggio scossa. Occhio che l'attacco speciale è aumentato. Occhio. Adesso aumenterà ancora con raggio scossa. Quindi non è affatto una bella cosa. Tipo l'attacco speciale è già per più 2. Ok, gli fa abbastanza danno. Attacco speciale diminuito, godo. Non sai quanto godo, Alixia. Veramente, godo. Adesso se lo aumenta di nuovo. È un vicolo cieco praticamente. Andiamo avanti all'infinito a fare questa cosa qua. Bene. Eruzione dovrebbe finire, però ha lo schermo luce purtroppo, quindi non lo butterò mai giù nella vita. Ecco, furore, vabbè. Adesso è di nuovo attacco più 3, attacco speciale. Devo fare attenzione. Aia, però è fisico questa mossa, quindi non mi fa tanto. Ci hai provato, Jinx, ma non ci sei riuscita, perché ti butto... Non ti butto mai giù nella... Proprio... Non ti ho buttato giù mai, mai proprio. Allora... Pozione Max, ce la possiamo fare, con calma ragazzi, concentrati, mi raccomando, ce la facciamo. Si fa tutto con calma. Bene. Raggio scossa ancora. Sì, vabbè, tanto io ho finito già le eruzioni per colpa di un Jinx, maledetto. Veramente, mi ha fatto sprecare tutte le mosse, guarda quanto toglie. Guarda quanto toglie, adesso sei troppo potente, quindi è ora di buttarti giù. Bene ragazzi, Jinx è andata. Vabbè, non ci darà mai più fastidio. Andata. KO. Andata. Bene, bene, vediamo un po' chi è il prossimo, se di nuovo Chikorita. No, è Mascarene. Ok, Mascarene potrebbe essere abbastanza insidioso, decisamente. Oh, shiny, bello. Bello questo Mascarene, tutto verde. Ecco, ho finito le mosse. Quindi, cosa posso fare adesso però? Posso mandare Gradion? Potrebbe essere una buona mossa, sinceramente. Vai Gradion, pensaci tu contro questo shiny abbastanza verde. No... Che infame, mi ha fatto pioggia danza, io volevo fargli lanciafiamme. Non ci credo, sono veramente peggio Pokémon in questa Lega Pokémon. Allora, psichico, a sto punto proviamole tutte. Psichico, a buon attacco speciale, potrebbe essere molto buono, non così tanto. Non farlo, devo cambiare subito. Tocca a te, Chica, vai. Allora, speriamo veramente bene. Vai, Chica. Non farti colpire troppo da questo elettrogelo, mi raccomando, perché farà male. Farà molto male. No a Chica, ragazzi. A 300, brutto colpo. Sei un mostro, Chica, sei un mostro. Caduta massi. Tanto anch'io avrei elettrogelo. No. Cioè, le sta provando tutte per buttarmi giù, praticamente, questa cosa, eh. Vai, caduta massi, devastante di Chica. Brutto colpo. Eh? E adesso? Chi lo fa il brutto colpo? Lo faccio io. Ok ragazzi, molto bene Chica. Mi sta piacendo tanto. Bonsly.
Allora, potrei rimandare Felix, ragazzi, con la pioggia e fare di rondata. Direi che la tattica è eccellente. Molto bene, siamo quasi a 15 minuti, quindi dopo possiamo ancora farne uno magari super 4 quest'oggi, oppure anche l'altra, non lo so, vedremo ragazzi quanto mettiamo, ci mettiamo anche a fare Malpi, in teoria. Elettrogenesi, non importa, non importa. Idrondata, Walid che io ho assicurato. Bye bye Bonsai, torna pure da Brock, da dove sei venuto, non importa. Bene, Cicolita, manchi solamente tu. Karua sarà il 56, vuole imparare il riflettore. No, grazie. Non mi interessa mai nella vita. Smette di piovere e Cicolita, che non mi ricordo quanto vita aveva. Forse full era. No, è praticamente ragazzi sul KO. Bene, già artigli. Bye bye. È finita, ragazzi. Anche il secondo ce lo siamo levati. Ovvero questo dipendente Eder, che in realtà è Alixia. Benissimo, sono molto contento della prestazione della mia squadra. Soprattutto di Chica. Chica è molto potente, ragazzi. Povero, invece mi dispiace molto per Shell, Bynett, ma niente, aveva a quanto pare una difesa fisica abbastanza inquietante per andare giù con un Primplup, che ok, era stab, però cavolo. Bene, è andato anche Alixia. Andiamo, ragazzi, nella stanza principale. Adesso, devo curarmi un attimo. Intanto si illumina anche la via. Devo solamente curarmi un secondo e ristabilirmi un po' con le mosse, perché ho sprecato un bel po' di mosse in questa battaglia. Molto bene, quindi ho fatto tutto, ragazzi. Mi sono curato, ho dato qualche Etremax a Karura. E facciamo ancora questo. Vediamo un po', ragazzi, quanto ci mettiamo, perché non voglio fare una parte troppo lunga. Quindi probabilmente se questo qua, se Malpi ci fa attendere troppo, ragazzi, per sconfiggerla, probabilmente la prossima, l'ultima, la battiamo nella prossima parte insieme al campione, ragazzi. Solamente per dirvi, per non creare una parte troppo lunga. Diciamo così. Ok, Malpi, ragazzi. Tipo spettro. In origine, ovviamente. Non in questo gioco, dato che è un randomizer, quindi è ovvio. È tutto molto viola in questa stanza. Scommetto che ti aspettavi di trovare Augusto. In realtà no, perché Augusto tanto si fa i cavoli suoi, si fa gli affari suoi, quindi non mi aspettavo Augusto, in realtà. Proprio per niente. Bene, Malpi. Mostrami il tuo potere. Sì, questa danza proprio della pioggia non ci interessa. Ok. Oh, abbiamo una leggenda della lotta qui. Una legge. Rosso, ragazzi. Rosso Super 4. Attenzione. Rosso Super 4. Questo è un colpaccio. Dribblur. Va bene, Dribblur. Beh, questa, ragazzi, è una sfida coi fiocchi, mi dicono la Lega Pokémon, eh. Rosso. Cioè, il sogno di una vita, Rosso Super 4. La Lega. Troppa roba. Bene. Non voglio fare il tuo gelo, purtroppo, perché non ci casco più con questa mossa, mi spiace. Quindi tocca a te, Gledion. Regola questo piccolo dribble, questa piccola talpa per me. Fallo per me, Gledion. Vediamo un po', tanto che mossa avrà, qualche stab magari. No, vabbè, ma io veramente, per fortuna che ho cambiato. Non dovevo shottarmi, in teoria. In teoria. Oh, ok, bene. Rosso. Rosso, ti ho fatto troppi complimenti e ti sei voluto vendicare, a quanto pare, eh. Ragazzi, esplosione di nuovo. Baltoi, bei Pokémon abbiamo Rosso, complimenti. Vai Felix, tocca a te, di nuovo. Dribblur, Baltoi, non è che sei partito benissimo, a parte quell'esplosione lì a freddo. Infame Rosso. Bene, almeno due ce li siamo già levati, ragazzi, perché tanto Baltoi lo considero già andato con Idrondata. Non penso che abbia sorprese. Tanto la musica, ragazzi, la vostra è fantastica, non c'è neanche da dirlo. Ok, siamo già 2-0, 2-0 Rosso. Sei partito veramente molto male. Mamma mia, una delusione. Però, Feebas. Continuiamo con il festival della tristezza, mi dicono, eh. Ok, vai. Dracartigli, anche se non è stabbato, ma minimi, è più veloce di me questo Feebas. L'hai allenato bene, complimenti. Hai allenato un pesce, ottimo, ottimo. Guarda, sarei tentato da farti la mossa Z, ma mille frecce intanto. È tipo terra, occhio. Ma occhio niente, tanto non mi fai niente, quindi vai. Corpus Contro, vai. Quanto gli faccio, ragazzi? L'ho fatto esplodere praticamente, non c'è più quel Feebas. Bene. Siamo già al quarto Pokémon di rosso, Glaceon. Bene, tocca di nuovo a te, Chica. Mostra di cosa sei capace a questa leggenda della lotta, rosso. Ok, Chica scende in campo con 304 punti salute. E Glaceon, il Pokémon più forte, sembra al momento di rosso, con riparo. Non importa, non è assolutamente un problema. Vai, caduta massi. E via. Non gli faccio niente. Ha una difesa fisica a quanto pare assurda. Guarda, guarda. Super efficace, non gli faccio niente. Acido.
Acido, vabbè, veleno non è granché un problema. Consiglio ai ragazzi di continuare, anche perché le altre mosse non è che sono molto efficaci, dai, però non fallirci, cioè, sei potente, sei un Pokémon abbastanza discusso e non molto apprezzato da tutti, però dai, io ti voglio bene, quindi devi farlo per noi, per il team Rainbow Rocket, mi raccomando. Dai, ancora qualche colpo, magari, non una vita rossa, please. Cica, un po' di meno, dannazione, un po' di meno, magari. Ah, vabbè, ragazzi, mi sa che cambierò Pokémon a questo punto. Manderò Karura. Tanto ho fatto lettere Max con soluzione, quindi ha di nuovo i punti, insomma, IPP di eruzione. Ricarica totale di rosso. Bene, di Malpici, sì, vabbè. Per noi è rosso, ragazzi, per gli amici è rosso. Dai, allora, eruzione, vediamo un po'. Al massimo ti faccio la fiamma bomba, così, a casissimo. Ti posso fare la mossa Z, anche se non serve. No, attenzione, 1000 frecce. Ancora 1000 frecce, quante ne hai? Quanti ne hai di 1000 frecce? Due Pokémon. Oh mio Dio. Dai, buttiamolo giù. Buttiamolo giù. Ricarica totale ancora. Quanti ne ha? Due? Le altre ne avevano solamente una di ricarica totale. Ah, rosso. Molto attrezzato, mi dicono. Vai. Ok. È finita, rosso. O meglio, Grayson, per te è finita. Questa eruzione sarà la tua rovina definitiva. Molto bene. Molto bene. Ultimo Pokémon di rosso. Spero che sia un Pokémon all'altezza di Grayson. Se no, veramente rosso è una delusione. Con Feebas, Baltoi, Dribblur. No, no, no. Di nuovo. Gorghast. Ok. Non è shiny. E cos'è? È quello gigante. È abbastanza grande questo qua, effettivamente. Allora, spero di non rischiamola troppo. Ok, eruzione. Non penso che. No, potrebbe resistere, ma non lo so. Sì, resiste. Effettivamente sì. Flash. Che tristezza, un MT, una vecchia main, anzi, dimenticata da tutti, ragazzi, ormai non serve più a niente Flash. Evita l'attacco, raggio scossa. Va bene, effettivamente hai fatto una bella figura. Raggio scossa, guardalo. Va bene, dai, cosa facciamo? Urlo rabbia. E urlo rabbia sia, sì, non fallire però. Bravo, brava Karura, bravissima. Ottimo, abbiamo vinto ragazzi contro Rosso. Sconfitto la leggenda della lotta, Rosso. Mamma mia, che la host quella bella. Sconfitta Malpi, leggenda della lotta. Wow, mi ha lasciato a bocca aperta, senza parole. È un po' depresso quel rosso, mi dicono. Bene, ragazzi, 3 su 4. Allora, siamo a 22 minuti. Io non lo so se continuare, sinceramente. Io mi fermerei anche qui e finirei la prossima. Però non lo so, mi spiace lasciare un Super 4. Il fatto è che se è troppo potente, l'ultimo Super 4, ovvero Kaili. Potrebbe essere, ragazzi, un problema e verrebbe di nuovo un video troppo lungo. Quindi io potrei anche fermarmi qui e finire al prossimo Super 4, ragazzi, nella prossima parte e lasciarla insieme al campione. Potrei anche fare così, dai. Ragazzi, facciamo così, almeno non viene una parte troppo lunga. E nella prossima facciamo sia il Super 4, l'ultimo, sia il campione, ragazzi, per fare, insomma, una parte abbastanza, insomma, della lunghezza di questa. Quindi, ragazzi, scusatemi se non finisco la lega, ma insomma, voglio fare così. Mi raccomando, un bel like, un commento qui sotto per supportarmi e una bella iscrizione al canale. Per oggi Rocket è tutto, ragazzi, quindi un saluto, buon pomeriggio e ovviamente bye bye, reclute!